Sindaco Palomba, oggi qui a Torre del Greco un incontro per parlare di turismo promosso dal Consorzio Costa del Vesuvio. Come devono rinascere questi territori? Da che cosa partire per un rilancio? Noi dobbiamo vedere un turismo non fatto a casa nostra, ma un turismo che vede tutta la costa del Vesuvio, che impegna anche i fondi che la Regione avrà, e saranno tantissimi, per guardare in una realtà che non guardi solo il territorio di Torre del Greco o di Pompei o di Ercolano, ma che deve intrecciare tutti i territori. Quindi si può pensare a quella che è la nostra circumvesuviana, di fare sì che questa realtà possa essere migliorata e quindi possa essere fruibile seriamente da tutti i turisti che vengono e che non vanno solo nella realtà sorrentina, ma possono anche fermarsi nelle nostre realtà. L'obiettivo di stasera è quello di creare un turismo in rete, valorizzando e potenziando poi il trasporto locale. Sì, e questo è quello che hanno detto i consiglieri regionali, quindi far sì che praticamente sia tutta la nostra costa del Vesuvio ad essere unita, quindi non c'è un solo comune, ma siamo tutti uniti, come trasporto, come la possibilità di infrastrutture, di strade. Ecco, ragionare alla grande, in modo tale che chi viene in questa realtà ha una visione completamente diversa. Qual è la sfida per gli amministratori locali di questi territori? Sono felice che oggi si siano incontrati i sindaci di Pompei, in Torre del Greco, l'assessore regionale e i consiglieri regionali Loredana Rai e Mario Casillo, perché questo territorio deve crescere, può crescere tutto quanto insieme. Noi dobbiamo uscire da questo provincialismo che purtroppo ha distrutto il nostro territorio. Torre del Greco non potrà crescere mai se non crescerà Ercolano, Ercolano non potrà crescere mai se non crescerà Portici e così via. La Campania è un unico grande attrattore e noi dobbiamo utilizzarlo per poter creare lavoro e bellezza. I cittadini tuttavia credono che qui siamo ancora all'anno zero per quanto riguarda il turismo. Non è vero. Non siamo all'anno zero, Ercolano siamo passati da 300 posti letto a 2000 posti letto in poco più di un anno. 2000 posti letto si chiamano bed and breakfast. Bed and breakfast significa posti di lavoro. Noi intorno al turismo dobbiamo crederci. Ed Ercolano per quest'estate come si è organizzata? Ercolano ha più di 60 eventi, noi vogliamo essere attrattivi e vogliamo dire anche al turismo di prossimità di venire a Ercolano, perché Ercolano si sta bene. Dunque l'obiettivo di oggi degli amministratori e delle istituzioni è creare un turismo in rete. Assolutamente creare un turismo in rete, ma soprattutto considerare il nostro territorio un unicum, perché altrimenti vinceranno soltanto pochi imprenditori che riusciranno magari sacrificando i colleghi a intercettare i flussi turistici. Noi invece dobbiamo creare un agio e una ricchezza per tutto il territorio. Cercheremo con la mia amministrazione di fare tutto ciò che è possibile, perché qualcosa l'abbiamo, ce l'ha insegnato un po' il grande progetto Pompei, quello di non pensare ognuno alla singola città, ma bisogna pensare un po' a tutta quest'area, che è una grande risorsa per tutta la Campania.